Come capire se è pronta per il primo bacio? La prendi così, fai. È pronta per il primo bacio. Allora, prima di tutto, non guardate la mia macchia sulla maglietta perché questo è sangue. Sono andato in guerra e quindi c'è un po' di sangue. C'è un segnale soltanto che puoi guardare quando ti relazioni con una persona per capire se è pronta per il primo bacio. Sicuramente sarai al primo, al secondo, al terzo appuntamento. Quindi sicuramente non starai al decimo appuntamento e non starai pagando l'ira di Dio di soldi a questa tizia. Quindi mi auguro che tu non ti stia facendo fregare in nessun modo. Quindi come fai a capire se è pronta per il primo bacio? C'è un segnale di fondo che devi analizzare, che è quello del suo sguardo, e poi di fondo non saprai mai se è pronta per il primo bacio, non lo saprai mai. Glielo potresti chiedere proprio lì, mentre sei all'appuntamento, e dici: scusa, sei pronta per il primo bacio? E poi fai così, come nei film. E questo non funziona, questo non è qualcosa che puoi fare. Un segnale solo ti serve al massimo. Questo segnale è un segnale dove praticamente lei fa uno sguardo triangolare, cioè praticamente ti guarda qui. Adesso sto seguendo lo schermo, questo punto, e poi fa così, in questo modo. Boom, e ritorna sempre in questo posto che sarebbe la bocca. Vedi, lo sto cercando la mia bocca. Quindi lei ti guarda gli occhi e poi scende sulla bocca, quindi farà questo, 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 sempre così. Questo è un segnale di interesse. Poi ci sono diversi segnali che puoi analizzare, ma non te li sto a dire perché è molto clickbait, la cosa non ti interessa. Quello che ti interessa invece è semplicemente capire qual è questo segnale, ed è uno sguardo triangolare, o comunque uno sguardo che ricade sulle tue labbra, dove guardiamo e dove vogliamo andare in teoria. Quindi questa cosa in pratica la noterai mentre starai parlando con lei, ma teoricamente ci sarà anche un abbassamento, cioè un avvicinamento, quindi un azzeramento della prossemica. Se ti azzerate a livello prossemico è chiaro che sarete più vicini, quindi magari invece di stare a 2 metri di distanza starete a 1 metro e così via. E questa cosa ti aiuta, quindi ti dà la possibilità di fare che cosa? Di incominciare oppure di provare a baciarla. È inutile che provi a guardare se lo sa o non lo sa, perché semplicemente non lo saprai mai. Nel senso, ci sono persone con cui il primo bacio lo dai di prepotenza, ovviamente sempre rispettando, cioè non è che di prepotenza che sei prepotente, però lo dai in modo, cioè nel senso che stanno lì e poco ti aspettano, non ti vogliono dare nessun segnale, pretendono che tu faccia tutto. Ci sono altre persone invece che non pretendono che tu faccia tutto, ma semplicemente fanno il 50, il 70, l'80%. Dipende anche dalla persona con cui ti interponi. Quindi c'è un'altra cosa di cui dovresti rendere conto, che è anche il fatto che se è lei che vuole baciarti o comunque fa capire che ti vuole baciare, vuol dire che azzererà la prossemica. E in quel caso, praticamente, tu ti tirerai leggermente indietro con la faccia e farai che sia lei a fare tutto il resto. Pulito, clean and serene, no problem. Otherwise, quindi in altro caso, non sarai tu a fare questo, ma sarà lei, quindi lei si tira indietro. Però comunque rimane che quello è un segnale di interesse fondamentale. Come fai quindi a baciare una ragazza? Nel senso, il momento giusto sicuramente non è appena la vedi. Anche se c'è un mio amico che per assurdo ha conosciuto questa ragazza online e quando li sono visti, al primo appuntamento sono baciati subito. Ma non è così. Nel 99% dei casi non succede. Succede che fai un appuntamento. Provi ad andare a un appuntamento, ok, non ti ha dato buca, ok, cena, ok, drink dopo, ok, parli durante la cena, ok, parli dopo la cena, ok, parli durante i drink, ok,
Tu hai offerto la cena, lei ti ha offerto i drink, già ti sei sbragantato i coglioni, però magari ci sono stati degli innuendo sessuali, quindi degli incipit, no? Allusioni, stronzate varie, small talk. In quel caso vai per il primo bacio, o a metà dell'appuntamento o alla fine dell'appuntamento, non lo fai quando ho appena incontrato uno, ok? È semplice. Penso neanche debba essere detto. È molto semplice. Quindi ti relazioni in questo modo. Poi, quando ci provi, ti rifiuta. Se ti rifiuta, ci riprovi a fine serata. Altrimenti, fai come se non fosse successo niente. Stop. Basta. Questo è, ok? Non ci sono trucchi assurdi. Il segnale interesse unico che puoi ottenere quasi sicuro è quello dove lei ti guarda negli occhi e scende sulla bocca. È quello più sicuro, quello proprio 90%, 85%, 80%. Gli altri segnali sono tutti baggianate, tranne la prossemica. La prossemica si azzera, quando si azzera la prossemica facciale anche, quindi che la faccia appunto sta così, allora quello anche è sicuro. Però non è sicuro assolutamente che ti tocca soltanto ridere le tue battute, tutte queste cazzate, non, tutte stronzate. La realtà dei fatti è che ti dà lo sguardo triangolare e al massimo si avvicina a te, quindi si avvicina praticamente. A livello facciale però, cioè io mi ricordo tutte le volte che ho avuto il primo bacio da una ragazza e non io, era sempre perché la prossemica facciale si azzerava la prossemica facciale, si azzerava la prossemica facciale, si azzerava. Molte donne hanno iniziativa, quindi tu non devi per forza dargli il primo bacio. E vedi un segnale interesse di una che si avvicina a lei, che viene lì e ti fa così, capito? Lo fanno loro. Oggi c'è l'incipit. No, scherzo, dice emancipazione. C'è l'emancipazione, loro comandano, loro fanno tutto, che facessero anche il primo bacio. You're welcome. Sei benvenuta. Lo fanno loro. Non lo fai tu, non lo fa. Non c'è bisogno che pressi. C'è bisogno che provi, però. C'è bisogno che non ti focalizzi solo sul segnale di interesse, perché se non c'è il segnale di interesse tu ci provi uguale. Vai là, ne approfitti, ti avvicini al piano. Con la mano, azzeri la prossemica anche a livello, azzeri il linguaggio del corpo e lo porti a contatto. La prendi leggermente dietro la nuca e provi a baciarla, basta. Poi lei farà. E se fa. Fai finta di niente, continui. Magari state bevendo e devi completamente il discorso. Parlate di qualcos'altro. Come fa? Tu ti sposti definitivamente. Questo è quello che vuoi fare, ahia, porca, sono fatto male. Quindi questo è quello che funziona, ok? Questo è l'unico segnale che ti interessa. Poi magari in futuro parlerò anche degli altri, però gli altri segnali sono dei segnali appunto che lasciano il tempo che trovano. Poi tu non sei Paul Ekman, io non sono Paul Ekman. Se non sapete chi è Paul Ekman, siete delle capre. E andatevelo a vedere. È il più grande studioso del linguaggio del corpo, anzi no, delle espressioni facciali. E quindi di fondo non è una cosa che diciamo ha altre basi in altri modi. Per essere sicuri, non proprio al 100%, ma per gran parte c'è lo sguardo triangolare, che è quello che ti ho detto. Ti faccio l'esempio, che è 1, 2, 3, che fa questo modo, sale, ok, dagli occhi scende alla bocca. Quindi questo è quello che ti devi aspettare, questo è quello che può esserci. Quando lo vedi ti fai avanti, quindi vai semplicemente in maniera anche 50 e 50, cioè un po' sposti avanti tu, un po' si sposta avanti lei piano piano e poi sdang, ok? Non deve esserci un argomento per forza riguardante qualcosa di sensuale, queste cazzate, perché tanto se lo fai e gli piaci ci starò ugualmente. È abbastanza semplice. Se non c'è so a pedali,
non ci sarà. Ma se fossi stato un cesso a pedate, non sarebbe venuto appunto dentro con te. Salvo il caso in cui tu fossi, in cui tu sei ricco e hai una Lamborghini o cose varie. Questo è abbastanza ovvio. Bene, per questo video è tutto. And I'll see you in the next.